Bene, buonasera, bentrovati. C'è stata una settimana di pausa che ha portato un dimezzamento, quindi 16 rispetto magari a quasi una trentina, ma e va bene, ci siamo persi nel corso della Quaresima. Iniziamo puntuali alle 9:15. Nella speranza che in 2 minuti, 1 minuto e mezzo qualcuno tutto il foglio, come sempre, ecco lì manca poi dopo l'ultimo pezzo quello, ecco, di applicazione un po' a San Vincenzo. Iniziamo con la preghiera e allo Spirito Santo. Ho cambiato, vedete, questa è la terza preghiera di questa sera, insomma. Ci diceva bene questa preghiera allo Spirito Santo composta da San Bernardo di Chiaravalle, che è considerato l'ultimo padre della Chiesa. Poi abbiamo Chiaravalle di Fiastra, Chiaravalle di Ancona, Chiaravalle di Milano, Chiaravalle, ecco, tutte le Chiaravalle che sono state fondate dal Clairvaux francese. Insieme. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare: Abba, Padre, sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio, solo tu lo puoi suscitare. O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni. Bruciale in me tutte con il fuoco del tuo amore. O Spirito, luce dolce e soave, orienta sempre tu la mia volontà verso la tua, perché la possa chiaramente conoscere, chiaramente amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen. Ecco, un po' questa preghiera allo Spirito Santo contiene, ecco, due aspetti che adesso ritroviamo nel brano: quello Abba, Padre, e soprattutto quello della volontà di Dio. Siamo nel Vangelo di Marco, è il brano del Getsemani. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Ecco, allora, come al solito, un paio di minuti li dedichiamo alla rilettura in silenzio personale. Allora, iniziamo i nostri tre momenti, questa spiegazione del testo, l'applicazione alla vita e poi un passaggio della vita di San Vincenzo. Beh, Getsemani, questo brano è un brano particolare, come vi dicevo già all'inizio, sono dei testi che non è che leggiamo nella liturgia spesso, quindi... Però questo brano è molto conosciuto e getta veramente una luce sulla persona umana, l'intimo di Gesù, questa relazione che lui ha con il Padre. E avviene appunto, ecco, all'interno di questo giardino frantoio dell'olio, ecco, il Getsemani. E c'è un progressivo isolamento di Gesù. Gesù si dice all'inizio che è con i discepoli, poi è con Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi alla fine dice è solo. Ecco, Gesù rimane solo. E ai discepoli dice: adesso voi sedetevi qui mentre io vado a pregare, e prende un terzetto famoso, Pietro, Giacomo e Giovanni.
questo terzetto che era stato già testimone della risurrezione della figlia di Gairo, al capitolo quinto del Vangelo, poi della trasfigurazione. L'abbiamo anche un po' ascoltato, no? La seconda domenica di Quaresima. E quindi adesso anche il Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni. Ebbene, subito l'interesse dell'Evangelista è su Gesù che entra appunto nella preghiera, anzi è inabissato in una preghiera particolare, è una preghiera di lamento presente nell'Antico Testamento, ma che, diciamo, qui nel Nuovo Testamento l'unico punto dove è presente è questo della passione, del Getsemani. E l'Evangelista utilizza due verbi, paura e angoscia. È un'emozione molto forte, intensa. Il primo, paura, anche sbalordimento, essere attoniti, impietriti, sconcertati, no? Come qualcosa di terribile che ci accade davanti. E quindi ecco un po' il significato, è che essere impaurito, disorientato, abbattuto. Il secondo, appunto, l'angoscia, denota una grande ansietà, irrequietezza, appunto, ecco, questi sono i sentimenti di Gesù. La mia anima è triste fino alla morte. Ecco, qui Gesù, l'Evangelista veramente fa apparire Gesù come un uomo disfatto, colto improvvisamente dalla paura, ecco, di quella morte che invece aveva dato tre annunci, e anche con grande serenità. Adesso invece no, si trova davanti a questo figlio di Dio, tormentato, perché innamorato, innamorato della vita. A volte qualcuno poteva dire, no, ma tanto Gesù sapeva, insomma, non è che ha vissuto. No, Gesù ha vissuto davvero uomo, e quindi amava la vita, e adesso gli viene strappata via in un modo cruento, forte, Ebbene, e quindi ecco, Gesù vede, si getta a terra, stramazza a terra, proprio come uomo, perché davanti vede la fine, vede la fine della vita, E quindi ecco, addirittura il verbo che usa l'Evangelista Marco è quasi un Gesù che praticamente lo utilizza quando aveva fatto fare a Gesù quel miracolo del sordomuto posseduto dal demonio che si rotolava per terra. E qui lo stesso verbo, come se Gesù, ecco, si rotolasse per terra, stramazza a terra, si contorce. Gesù per la sofferenza, quindi come qualsiasi uomo, smarrimento, angoscia, tristezza mortale. E Gesù sembra soggiacere, E parla di due cose, l'ora e il calice. Qui, diciamo, i santi hanno visto, hanno pensato che nel Getsemani Gesù, ecco, avesse la consapevolezza di tutto il peccato del mondo, eccetera. Ma qui l'Evangelista non lo dice, Non fa cenno a questo. Pregava che se fosse possibile quell'ora passasse da lui, anche quel calice. A Giacomo e Giovanni, questi due fratelli, quattro capitoli prima, Gesù aveva detto, perché loro, insomma, la madre gli aveva detto, ma di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Aspettate, potete bere il calice che io sto per bere? Sì, il calice lo berrete. Adesso lui invece dice no, il calice allontana lo Signore, lo rifiuta. La tensione è molto alta, dentro, ecco, Gesù è fortemente lacerato. Ecco, calice e ora, che siano allontanati, portati via da lui.
Ecco, in questa condizione di umiliazione pesante, lui invoca il Padre. E qui l'Evangelista Marco mette proprio questa parola, Abba, Padre. È un'espressione che rivela veramente l'intimità, perché era la parola che dicevano i bambini al Padre. Quindi una intimità grande. E Gesù, ecco, attinge la forza dalla relazione con il Padre. Sa che il Padre, appunto, c'è sempre. È quasi che lui tenta di commuovere il Padre nella sua situazione, ecco, di angoscia, questa situazione, ecco, umanamente straziante. Ma lui sa di essere il figlio amato e invoca la tenerezza del Padre. Padre, tutto è possibile a te. Ecco, quindi sollecita, ecco, le parole del la tenerezza, le viscere, possiamo dire proprio così, le viscere materne del Padre. E le parole di Gesù esprimono questa convinzione che appunto poi verrà esaudita. Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Ebbene, nel Getsemani comunque si risente un po' la preghiera anche del Padre nostro, anche se Marco non ce l'ha appunto trasmessa, ma ecco, è così la volontà, ecco, di Dio, la volontà del Padre per il Figlio. Il Getsemani è il momento in cui Gesù è dalla parte dell'uomo, sta dalla parte nostra, e si mette in un atteggiamento di ascolto e pregava. Lui veramente è quell'uomo che sta in un atteggiamento di ascolto di Dio. Ed è una preghiera audace, una preghiera, ecco, che chiede innanzitutto, è la parte umana, che dicevo, attaccata alla vita, respinge il contrario della vita, quello che lo vuole portare via, la morte violenta, l'ora, il calice, È chiaro che Gesù ha fatto sempre la volontà del Padre fino a quel momento e la vuole fare fino in fondo, ma si trova adesso in un'angoscia mortale come ogni uomo, e ha bisogno allora di questa relazione, ha bisogno della preghiera. Sa che il Padre è il Dio misericordioso, lento all'ira, grande nell'amore. Per questo allora lui, ecco, ha questa consapevolezza dentro, filiale. Gesù non pretende nulla, né colpevolizza, ecco, Dio di qualche cosa. E quindi, ecco, se la parte umana rifiutava il calice, non però ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Ecco che la parte divina, la parte umana ecco, combacia, si associa, si sposa alla volontà divina che vuole la volontà del Padre. Quindi si abbandona totalmente alla volontà del Padre e quindi già ha vinto Gesù, ha superato la prova, l'angoscia. E la preghiera, noi sappiamo appunto, è una lotta continua. Questo atteggiamento interiore, no, di lotta per far emergere la volontà di Dio, non la nostra. Gesù è andato consapevolmente alla morte e in obbedienza, ecco, alla volontà di Dio, adesso si trova lì. Dicevo, insieme ai discepoli, poi insieme a questi tre, gli aveva detto di vegliare, vegliate. Essere vigilanti, essere attenti a quello che accade dentro il nostro cuore, ma anche a quello che accade fuori. E invece, ecco, i discepoli, in questo caso, come in altri, ecco, non sono all'altezza, e non lo saranno mai, non lo sono stati mai, i discepoli prima della
risurrezione, non saranno mai all'altezza. I discepoli sprofondano ripetutamente nel torpore del sonno. Simone, dormi? Non è più Pietro, eh? È Simone, il nome che aveva prima, ecco, della chiamata di Gesù. Ecco, il triplice arrendersi al sonno spicca, e c'è il contrasto. Dormono tre volte, Gesù per tre volte si allontana e prega, e prega. Vegliate e pregate per non entrare nella prova. Ricorda, ecco, un po' la prova. Prima domenica di Quaresima, il deserto. La prova del deserto, il potere del male. Si vince soltanto se si sta svegli. Si vince soltanto con la preghiera. Senza siamo più deboli. Ecco, allora, la prova che i discepoli incontreranno non sarà appunto che la risonanza della sua prova. Non entrare in, ecco l'espressione. Il discepolo deve pregare non tanto perché gli sia evitata la prova. La tentazione non viene mai da Dio. La prova sì, però non dobbiamo soccombere nella prova. Allora occorre la preghiera, perché appunto con le nostre sole forze non ce la faremo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Perché? Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E lo spirito è la dimensione della nostra vita trascendente, quella aperta a Dio, no? La carne è la tendenza egoistica, mortale, è il limite che tutti abbiamo della persona umana, è il nostro limite, la nostra fragilità, la nostra debolezza. Ecco, allora, è la difficoltà, ecco, di superare il limite, perché poi Dio non guarda il risultato, guarda l'impegno che noi ci mettiamo a raggiungere quel risultato. E questo è molto importante. Dio non guarda il risultato, guarda l'impegno, lo sforzo che ci mettiamo. E qui manca per i discepoli. E a un certo punto Gesù dice: basta, è venuta loro l'ora, il figlio dell'uomo deve essere appunto consegnato. L'ora allude chiaramente all'ora critica, definitiva per la salvezza del mondo, ma è anche l'ora qui, adesso, l'ora della passione. Alzatevi, andiamo. La morte di Gesù non è subita passivamente, ma è scelta. La sceglie, non è un'imposizione, lui la sceglie liberamente, la accoglie. Anche in Marco, che appunto aveva descritto questo Gesù stramazzato a terra, rispetto al Giovanni glorioso, che descrive appunto sempre un Gesù padrone della situazione, no, anche Marco dice: andiamo. Ecco, Gesù è sempre il protagonista, sempre stato in questo momento, in questa scena, e si inserisce da protagonista tra il disegno di Dio e il tradimento degli uomini, colui che mi tradisce. C'è una consegna che Giuda fa di Gesù, ma c'è anche una consegna che Gesù fa ai suoi traditori, volontaria, libera. La comunione chiaramente con il suo Abba, con il Padre, ha colmato, ecco, il lamento di Gesù, gli ha dato la forza per affrontare questo momento critico. I discepoli, che invece non hanno pregato, saranno sopraffatti,
dalla paura e fuggiranno tutti. E cosa dice allora questo testo alla nostra vita, il Getsemani? E tutti noi, in un modo minore, abbiamo la lotta del Getsemani. Pascal diceva che Gesù appunto è in agonia fino alla fine del mondo, e la sua agonia appunto si riflette nella vita di ogni persona, di ogni uomo. Ogni credente e ogni epoca rivivono con l'angoscia, l'agonia del Getsemani, in un modo più o meno intenso, con un esito più o meno positivo. Ecco, allora, e chiaramente qui al centro di questo brano c'è la lotta per far emergere nella nostra vita la volontà di Dio e non la nostra. È difficile, bisogna, ecco, compiere un processo, si dice, di mortificazione, cioè morire quando ancora siamo vivi, morire al nostro io, al nostro orgoglio, al nostro egoismo. E questo è un cammino che dura tutta la vita. E l'ora in cui sul giusto si abbatte il male, il calice dell'amarezza, dell'insensatezza, anche della morte stessa, l'ora del giudizio finale, anche sul mondo colpevole, con cui appunto il giusto, Gesù, è stato solidale. Gesù non è fuggito dalla prova, non è sceso, lo vedremo giovedì prossimo, non è sceso dalla croce. E proprio perché ci è rimasto lì, si è fatto solidale vicino a noi fino alla fine, fino alla fine. Ecco, allora, nella preghiera riusciamo a superare le prove. Nella preghiera, cioè confidando, fidandoci e affidando la nostra vita al Padre, riusciremo anche noi, ecco, a superare la prova. Gesù non ci libera dalla tomba, è capace di liberarci addirittura nella tomba. Gesù non ci salva dalla morte, ci salva nella morte, attraverso la morte, perché anche lui l'ha attraversata. Quindi nella prova il Getsemani ci dice: non siamo soli. Ecco la fede. Quando tutto è buio, quando tutto sembra perduto, quando davanti sembra che ci sia un muro, Gesù è con noi, che ci dice appunto di confidare, come lui ha fatto nel suo Getsemani, di confidare nel Signore: sia fatta la tua volontà. Adesso non la comprendo, non la capisco, ma ci sto, Signore. Nel momento della prova la fede vacilla di fronte alle ingiustizie, alla morte, alla malattia. Il buio è grande, avvolge, isola, spaventa. A volte si perdono i punti di riferimento. Si sperimenta il silenzio di tutti, persino anche il silenzio di Dio. Ecco, allora, il percorso che ha fatto Gesù nel suo Getsemani è proprio il simbolo proprio del travaglio di ogni uomo davanti alle grandi fatiche della vita, al momento buio. È il momento della tentazione di prendere la via larga, di tornare indietro. Ecco, superiamo il nostro Getsemani, perché da lì in poi Gesù ormai non poteva più tornare indietro, perché si è consegnato, perché è stato arrestato. Prima era libero nel Getsemani, adesso non lo è più.
Allora ecco, consegnarsi nella prova, nel buio, nel dolore. Perché? Perché non ci siamo addormentati, perché abbiamo pregato e ci siamo affidati. E allora ecco che questa consegna porta una luce nel nostro Getsemani, la luce che la volontà di Dio è la cosa migliore per la nostra vita, anche se non la capiamo, non la comprendiamo, no? Ma c'è questa speranza, no? Che questa luce che buca il buio fitto del Getsemani. Allora il Getsemani nella vita di San Vincenzo Maria Strambi. Getsemani, dicevamo, quindi come aspetto della volontà di Dio, e per, ecco, Vincenzo la volontà di Dio è stata sempre centrale, ma sempre concreta, sempre concreta, quindi ricordiamo già dal nostro primo incontro, no? Basti pensare quando lui accettò il ruolo, era giovanissimo, di prefetto degli studi, vi ricordate il nostro primo incontro, è anche rettore del seminario di Bagnoregio, in congregazione, era un valido missionario, poi il fondatore San Paolo della Croce gli dice: adesso devi andare a insegnare, lascia l'insegname, lascia la predicazione. Ecco, da religioso Vincenzo vive la volontà di Dio tramite l'obbedienza. Una cosa molto concreta, molto concreta. La sottomissione ai superiori, perché appunto lì ci vedeva la volontà di Dio, una conformazione proprio a Cristo crocifisso. E Vincenzo era sempre intento a conoscere la volontà di Dio e la voleva compierla, soprattutto con sacrifici personali. La cosa non era facile, ripetere il famoso fiat voluntas tua, quando poi Dio presenta il calice amaro, porge una croce pesante, e allora ecco, dirlo in quel momento è la perfezione dell'amore. E allora arriva poi l'elezione a vescovo, e lui non lo voleva, pensate, si turba, no? Si atterrisce e tenta ogni via, addirittura va dal cardinale vicario, va dal papa, addirittura dice: ma io non ne sono degno, ecco, respinge il calice amaro. Poi il papa lo rassicura, dice: questa è volontà di Dio, e quindi lui cosa fa? China il capo e obbedisce. La volontà di Dio non è facile. E era il suo cibo, era il suo conforto, e nella preghiera, ecco, San Vincenzo, dicevamo anche all'inizio, anche da vescovo lui rimase attaccato a un aspetto fondamentale della vita passionista, la meditazione della passione, ecco, di Gesù. E ce l'ha rivista benissimo nella sua vita, anche da vescovo. La rivedeva nei poveri, negli emarginati, nei malati. E arrivò anche la sua espulsione dalla diocesi di Macerata, Tolentino. L'esilio a Milano, perché appunto venne giù, ecco, Napoleone, Gioacchino Murat. E quindi ecco, lui rimase in esilio tranquillo, sereno, era volontà di Dio, sapeva che stava compiendo la volontà di Dio. E quindi ecco, la volontà di Dio, dice un suo biografo, fu sempre la sua sfera, il suo centro, il suo responso, l'unica regola di ogni suo volere o non volere, l'oggetto sovrano dei suoi affetti, dei suoi desideri, delle sue mire. Ecco, questo è anche lì in esilio. Fiat voluntas tua. Rientra dall'esilio,
Ebbene, rientrando dall'esilio, ritrova anche una situazione difficile nella diocesi, e lui l'accetta appunto come volontà di Dio, e fino alla fine lui vede che la volontà di Dio è quella di consegnarsi. Lui consegnerà la sua vita per un'altra vita, che è quella del Papa. Il Papa stava male, Leone XII, e lui sente nel profondo che la volontà di Dio lo chiamava a offrire la sua vita. E questo fa, nell'Eucaristia. Dona la sua vita per il Papa, con molta serenità, è sicuro. Il Papa riacquista le forze e lui, in pochi giorni, dopo anche un'emorragia cerebrale, morirà il giorno stesso della sua nascita, il 1° gennaio. Apriamo, come al solito, la possibilità di domande. Sensazioni, commenti. Il microfono c'è, sì, ce l'ha Don Roberto. Quello che vi ha colpito. Chiarimenti, dubbi, tutto chiaro, come sempre, limpido, cristallino. Può dire anche la propria esperienza personale di Getsemani.
Nel Getsemani Gesù dice: vegliate, pregate per non entrare in tentazione. E non avete potuto restare con me neppure un'ora. Non avete voluto vegliare con me neppure un'ora. E dalla sapienza si dice: chi sveglia per l'orrido mattino trova la sapienza seduta davanti alla sua porta. Come bisogna regolarsi? È sciocca la domanda. Non ho capito, cioè, in che senso? Allora. Gesù ti dice di vegliare, no? Sì. Per non cadere in tentazione non avete potuto restare svegli con me neppure un'ora, no? Sì. Però la sapienza ci dice: chi si sveglia per lei di buon mattino la troverà seduta alla sua porta. Allora come bisogna fare? Allora, sì, perché sono due, diciamo, passi che non sono in contraddizione, ma sono, diciamo, per due fasi della vita. Sì, allora lì sul libro della sapienza si, diciamo, stimola, si invita a svegliarsi presto al mattino e per lodare il Signore. Al Getsemani si dice appunto la veglia nel momento della prova. Possiamo dire così: il libro della sapienza, una vita ordinaria; al Getsemani, la straordinarietà di un evento. Per, non so se mi sono, ecco, nella sapienza, ecco, al mattino presto sta lì la sapienza, la trova presto, ecco, quindi l'autore del libro della sapienza dice appunto la preghiera mattutina gradita a Dio, quindi ecco, appena uno si sveglia, ecco, che prega, e quindi va bene nell'ordinarietà della vita. Poi ci sono quei momenti in cui invece bisogna vegliare, perché arriva la prova. Allora, per non soccombere, ecco allora il Getsemani. Grazie. Beh, a parte il sonno che a quest'ora me lo porto dietro, insomma, si vede, però vabbè. È un Getsemani, oggi è stato un Getsemani. No, così, quello che mi colpisce quando si legge questo passo, insomma, sentire cioè leggere che Gesù prova angoscia, insomma, è triste fino alla morte, eppure dice che come... Beh, infatti è una cosa che sembra quasi incredibile, no? È vero Dio, ma è anche vero uomo. E a me questa cosa mi stupisce sempre, insomma. Dopodiché il Getsemani, io proprio in questi giorni c'ho un po', se vogliamo chiamarlo, ecco, un piccolo Getsemani, nel senso che da una ventina di giorni c'ho mio padre che è caduto, è anziano, si è allettato, quindi insomma sapete quello che significa, penso. Lo tocchi con mano, cerchi di entrarci dentro, però non riesci a immergerti del tutto, insomma. Tanto è sempre quella cosa lì, no? Diciamo, cerchiamo la croce, cerchiamo sempre di sfangarla in qualche modo. Però è sempre un combattimento. Io tanto c'ho sempre quel chiodo fisso che ormai ho capito che è così, quello che dicevo la prima volta, no? Se il chicco di grano non muore non porta frutto, insomma. Però ecco, è un combattimento. Quello che volevo condividere con voi, ecco, è che proprio domenica scorsa, insomma, sono stato a un ritiro spirituale con la fraternità dell'Ordine Francescano di cui faccio parte, e così, diciamo, il Radio Francescano che ci ha parlato ha fatto notare una cosa, no? Sì, come dicevo all'inizio,
Questa scena, poi specialmente l'Evangelista Marco, presenta un Gesù veramente umano, che prova emozioni fortissime e che appunto, ecco, questo verbo, no, dicevo proprio, dello stramazzare per terra, rotolarsi, no, più contorcersi per la sofferenza, quindi proprio è un Gesù uomo, per dire appunto che anche lui ha sofferto. Sappiamo, a quella rivelazione, quella santa, non ti ho amato per scherzo. E quindi chiaramente, ecco, il negare la parte umana è stata, diciamo, è un po' il cavallo di battaglia di alcune eresie che negavano appunto la parte umana. Certamente per entrare nel Getsemani, per rimanerci e uscire vittoriosi, bisogna pregare. Non c'è niente, ecco, Gesù, come dicevo alla fine, ecco, i discepoli dormono e fuggono perché non hanno pregato, lui ha pregato e si consegna, e nella pace. Cioè, vincere non vuol dire adesso tutto si piega, cioè è il contrario del dire pensato questa cosa, la pensavo così, è andata proprio così come dicevo io. Ecco, questo non vuol dire vincere. Vincere vuol dire trovare quella pace che si ha quando appunto il Signore, questa è la tua volontà, mi consegno, questa è la vittoria, consegnarsi, quello che ha fatto appunto Gesù. Alla fine si è consegnato, ha capito che appunto il Padre lo chiamava lì, si è consegnato e ha trovato la sua pace. E questa è quella, è la vittoria lì nel Getsemani, che poi appunto ha le sue concretezze appunto nella famiglia, nelle cose, ecco. Quindi uno magari va a cercare chissà dove, le prime cose dove noi dobbiamo appunto dire: Signore, questa è la tua volontà, è a partire proprio dalla famiglia. Abbiamo ancora qualche minuto, Questo è il nostro terzo incontro. La domanda: ma sono testi che vi aiutano nella vita o no? Dicono qualcosa a voi? Perché, ripeto, dall'inizio, dal primo incontro, sono testi che normalmente non si leggono. Però, come ho detto dall'inizio, sono i testi che si sono formati per primi nella comunità cristiana, le prime comunità cristiane avevano davanti questi testi, la passione di Gesù. Questo è stato, perché è stato questo quello che hanno annunciato per primo. Il famoso kerigma, l'annuncio, il primo annuncio, è questo.
Buonasera. E, con quest'ultima domanda che ci hai fatto, un po' in linea con quello che è per me soprattutto la Quaresima, mi viene in mente che in realtà sono, diciamo, i testi che abbiamo letto in questi tre incontri sono testi che si aiutano, ma per quanto mi riguarda scoprono tutti i miei punti deboli, quindi in realtà mettono in luce stasera l'affrontare la prova, il pregare, il vegliare, la donna del primo incontro e come si comporta con il Signore. Quindi sono tutti testi che, diciamo, gettano luce sulle mie debolezze, e questo è sempre un po', diciamo, quello che nelle settimane di Quaresima ho difficoltà ad affrontare e che viene sempre a galla. Ecco, quindi per rispondere alla tua domanda, aiutano, ma mettono in evidenza sicuramente non le parti migliori di me, o magari, ecco, di noi persone, quindi ci mostrano quanto siamo fragili, e nel resto dell'anno magari uno chiude un occhio e poi arriva la Quaresima, arrivano questi testi e hai davanti quello che sei, ecco. Ma è questo quello che deve fare la parola di Dio. Non è che deve dire: oh, ma che bravi, Dio, vai, forza. Sì, a volte uno potrebbe pure, diciamo, sentire un po' un incoraggiamento, è giusto, no? Un conforto, ma a volte questa parola di Dio, dice Papa Francesco, deve ferire il nostro cuore, lo deve circoncidere, deve togliere quello che appunto non va bene. Quindi se fa emergere la nostra fragilità, la nostra debolezza, va bene così, va bene così, perché appunto è una parola che ci deve disarmare, deve appunto toccare dentro la nostra vita. No, non ci deve scivolare, no, deve penetrare dentro, e chiaramente da una parte sentiamo una grande distanza tra quello che Gesù ci propone, da quello che vive, quello che noi viviamo, dall'altra, ecco, non è qualcosa che ci schiaccia, ma è qualcosa che ci attira, che ci attrae, no? E che quindi nuovamente ci stimola nel cammino. Quindi, cioè, il mettere in evidenza le fragilità, le debolezze, non è per appunto schiacciarci, ma per prendere coscienza che noi siamo creature e che Lui è il creatore, per prendere coscienza che siamo appunto in cammino e che siamo dipendenti da Lui. Questo è l'aspetto fondamentale. Cioè Gesù nella passione sente fortemente questa dipendenza dal Padre, e lo vedremo nell'ultimo incontro, quando Lui appunto ancora, ecco, sulla croce lo invoca. Non è che facciamo tutta la passione, però Gesù verrà arrestato, dirà poche parole, io lo sono, tu lo dici, ma dopo che parla con Pilato, poi non parla più, sta in silenzio, fino ad arrivare al grido della croce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ecco che praticamente rompe questo silenzio che dura, perché sente profondamente questa dipendenza dal Padre. No? Quindi sì, il Vangelo, la parola di Dio deve toccarci dentro, deve mettere in evidenza appunto quello che, tra virgolette, non va, perché noi possiamo, cioè non è, ripeto, non è che la debolezza, la fragilità ci deve schiacciare, no, ma qualcosa che ci deve dare fiducia, perché Lui entra in quella fragilità, entra in quella debolezza e ci dà la forza per rialzarci e proseguire il cammino meglio. Ecco perché la Quaresima serve, no? Per riassestare il nostro cammino cristiano, personale e familiare.
Allora, grazie, ci alziamo in piedi. Ci affidiamo alla Madonna e diciamo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Facciamo anche un Padre nostro, visto che c'è Getsemani e c'è la volontà di Dio. Lunedì ho tenuto una catechesi, proprio un incontro così, proprio sul Padre nostro. Volevano proprio un cammino di una parrocchia lì di Spoleto sulla preghiera, perché sapete che questo adesso c'è un anno di preparazione al giubileo del 2025 ed è l'anno della preghiera. E appunto, ecco, nel Padre nostro c'è questo: sia fatta la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Vincenzo Maria Strambi vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E buonanotte, andate in pace. Grazie Padre Alessandro, ci rivediamo allora giovedì prossimo, saremo proprio alle soglie della Pasqua con l'invocazione del Padre, quindi è un'occasione in più per ascoltare una parola su quello che andremo a vivere nelle liturgie. Buonanotte. Thank you.
Thank you.
passo. Thank you.